E sentite che cosa vogliono fare a Milano. Repubblica, multare chi è al volante con lo smartphone grazie all'intelligenza artificiale. Milano pensa a importare il radar australiano. E l'idea a chi è venuta? All'assessore Granelli. Il sistema è già attivo in Australia, ma non ha ancora il via libera per la privacy. Ma guarda un po', chissà come mai... Panorama ci fa sapere che sono delle cyber telecamere per beccare chi guida usando il telefonino. È la Milano da spiare. Quindi è tutto chiaro. Quel mentecatto di Mimar ve lo dice. Ci vogliono controllare. Mimar, non dire stupidate. È per il nostro bene. Tu non vedi quanta gente c'è alla guida con lo smartphone? In realtà questo è vero, ci sono tante persone alla guida con lo smartphone. Ma leggiamo assieme. Un report sulla sicurezza stradale del 2023, parlando di incidenti, che cosa ha detto? Tra i comportamenti errati alla guida si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. L'assessore Granelli di Milano cosa dice? Abbiamo chiesto al Ministero e al Parlamento che nella riforma del codice della strada siano ampliati tutti gli strumenti di controllo. Non pensate male, è il controllo per la sicurezza. Oh... Vediamo che cos'è questo radar australiano. È una telecamera non dissimile dalle migliaia presenti sulle strade urbane, in grado di scattare una foto della targa dell'auto e soprattutto riprendere il conducente nell'abitacolo. Wow! Distinguendo se ha lo smartphone all'orecchio o in mano. Lo strumento, in caso di violazione del codice della strada, interviene avvisando subito le autorità più vicine. Avete capito? Quindi telecamere che vedranno all'interno dell'abitacolo. Bene, ma naturalmente è per la sicurezza. Attenzione, c'è tantissima gente che guida con lo smartphone in mano o mentre sta parlando. Entrambi i comportamenti sono vietati, neanche tenerlo in mano, Non si può. E te ne accorgi perché li vedi che sbandano un po'. E quindi Mimar cosa fa? Mimar ha aumentato la distanza di sicurezza, sta più lontano dalla macchina che lo precede e ha diminuito notevolmente la velocità. Adesso è vietato guidare con lo smartphone in mano e ha messo solo l'uso di viva voce o di auricolare purché l'automobilista abbia adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie che non richiedono per il funzionamento l'uso delle mani. Per chi sgarra, multa di 165 euro e taglio di 5 punti della patente. E questo è quanto. Quindi è vero che ci sono molti comportamenti sbagliati alla guida, però... Entrare con le telecamere nell'abitacolo per vedere cosa stiamo facendo mi sembra un po' eccessivo. Vediamo cosa dirà il garante della privacy. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale.